parte col destro. Che gol! Siamo nel finale di primo tempo tra Why Not contro Real Karim, siamo qui con Amendola. Amendola, primo tempo che vede sul risultato di 0-0, un inizio di primo tempo che ti vede protagonista con una bella parata, poi nel metà del primo tempo con un bel tiro di Aliberti il pallone salvato sulla linea, 0-0 equilibrato, cosa mi dici? Diciamo che giochiamo poco palla a terra e che dovremo stare più tranquilli a difesa, dovremo ascoltare le indicazioni e poi dobbiamo solo concretizzare le occasioni che ci vengono date. Vabbè, si muocano per il secondo tempo. Ne a parlare con... Scusami! Cognome? Risultato di 0-0, la partita è equilibrata, forse sì, manca qualcosina lì davanti. Siamo mangiati un paio di gol, azioni dovevamo concretizzare. Centrocampo, una bella battaglia, però una bella partita. Bocca al lupo per il secondo tempo, proposta della seconda parte del gioco. Il campo della partita tra Why Not contro Real Karim, risultato di 0-0, partita molto, direi, troppo equilibrata. La mia sinistra migliore in campo, Amendola, alla mia destra il migliore della squadra avversaria di Natale. Di Natale partiamo da te, una brutta gara, giocata molto maschia possiamo dire, poche occasioni da gol se non diciamo nel primo tempo quel tiro su cui l'altro portiere ha fatto un bel intervento. Sì, infatti una partita combattuta prevalentemente a centrocampo, tutte e due le squadre non sono riuscite a creare grandi occasioni, però va bene, noi siamo partiti in questo torneo con due sconfitte, già una vittoria, un pareggio, piano piano ci riprendiamo. Senti, secondo te cosa manca a questa squadra per il salto di volta? Dobbiamo far girare meglio la palla e sprechiamo un pochino sotto porta, cioè oggi abbiamo sprecato un poco sotto porta. Ok, senti, vuoi salutare qualcuno che ti segue da casa? I ragazzi che sono venuti fino a qua e la mia ragazza Giovanna. Ok, ringraziamo Di Natale. Ciao ragazzi. Passiamo ad Amendola. Amendola ormai ha preso l'abbonamento a venire qui da noi, però si vede che te lo meriti. Senti, sei stato fondamentale in almeno due o tre occasioni, una nel primo tempo all'inizio, un'altra nel secondo tempo, però la squadra non ha giocato male, però nemmeno bene, diciamo, una gara, come dire... Non tecnica, non diciamo tecnica, questa. Sì. Diciamo che fondamentalmente abbiamo pensato più a buttarla avanti, a sprecare palloni. A mettere palla a terra non se ne è parlato proprio e diciamo che ci dobbiamo far vedere di più e dobbiamo giocarla, cioè dobbiamo cercare lo scambio e non l'azione personale davanti. Senti, forse c'è ancora troppo la mentalità del campo piccolo, perché voi arrivate da un 6-6 e quindi forse c'è ancora quella mentalità, non riuscite a, diciamo, a inserirvi in questo campo più grande. Beh, ovviamente è complicato a passare da un campo a 6 a un campo a 11, perché il campo a 11 ti prende più, viene impiegata più forza, viene impiegata più tecnica, più tattica. E diciamo che dobbiamo conoscerci meglio, voglio sperare che giocheremo meglio le prossime partite. Ok, vuoi fare una dedica per questo tuo migliore in campo? Voglio dedicare il migliore in campo alla mia fidanzata Alessia, che sta a Montpellier in Erasmus. Ciao! Grazie a lei. Inoltre un buon omaggio dell'Ottica Emerson. Grazie. A via Domenico Fontana. E bello. Senti, ci vediamo settimana prossima come al solito. Va bene. E un saluto a tutti da casa, ciao ragazzi.